abbastanza, per chi non ci conosce, sono Vitale Di Sauro, direttore delle Marche. Qui alla mia sinistra c'è l'avvocato Mirko Trapè, che è il nostro responsabile per la prevenzione della corruzione. Poi altri interventi di questa che è la nostra prima giornata della trasparenza, altri contributi saranno portati dalla dottoressa, l'architetto Lucia Taffetani, che è il nostro responsabile di gestione del sistema qualità, perché il nostro è un ente certificato per la qualità, e dall'avvocato Pierluigi Ascoli, che sta arrivando, che è il nostro dirigente amministrativo qui del presidio di Ancona, che si è occupato in prima persona del piano delle performance. Quindi, trasparenza, performance, qualità sono tutte cose collegate. A me il compito di fare dei brevi cenni introduttivi, e utilizzo questo spazio in maniera molto sintetica per dare due minime informazioni su quella che è la nostra realtà. La nostra realtà di ente unico regionale dal 1 gennaio 2013, che nasce dalla soppressione e inglobamento in un'unica realtà regionale di 5 istituti autonomi case popolari, che avevano, autonomi c'erano nel nome, ma avevano tutti una storia abbastanza corposa, perché erano enti che stavano sul territorio provinciale d'appartenenza, più o meno provinciale, da tantissimi anni. Il più antico dei nostri enti è del 1910, quindi parliamo di 105 anni fa. E complessivamente do alcuni dati: noi ci occupiamo di attività che sono notorie, cioè la costruzione di nuovi alloggi, quindi l'accrescimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica da mettere a disposizione dei cittadini, sia di proprietà dell'ente sia su convenzioni di proprietà delle amministrazioni comunali. E ci occupiamo, oltre che della costruzione, per cui siamo abbastanza noti, anche della gestione. In tutto, in questo momento, sul territorio regionale abbiamo circa 15.000 appartamenti in gestione, di cui 10.000 di proprietà e circa 4.000 di proprietà delle amministrazioni comunali del territorio. E a questo poi affianchiamo tutta l'attività, cioè la gestione sia amministrativa, quindi canoni di locazione, recupero di eventuali morosità, subentri, mobilità, affianchiamo l'attività di manutenzione. L'ente è finanziariamente solido, non presenta disavanzi ormai da diversi anni, e sicuramente le RAPO Marche come entità regionale di disavanzi non ne ha mai avuti. L'ente è strutturato su 5 presidi provinciali. Oggi facciamo qui ad Ancona la prima giornata della trasparenza, si sta ragionando anche sull'opportunità di portare iniziative come queste in tutte le realtà provinciali dove noi siamo presenti con una sede sul capoluogo di provincia. Complessivamente l'ente ha circa 125 dipendenti, 12 di qualifica dirigenziale, e ha dei dati finanziari, dicevo, positivi su tutto. Per dare un po' la mole di quella che è la dimensione lavorativa nostra, il piano triennale delle opere pubbliche, che sul triennio negli ultimi anni si attesta sempre tra i 105 e i 125 milioni di euro. In questo momento l'obiettivo, quello di essere un'amministrazione trasparente, ce lo stiamo ponendo non solo perché è un obbligo di legge, ma perché ci crediamo come ente, e ci crediamo soprattutto perché siamo in continuo contatto con i nostri clienti, siano essi quelli più numerosi, cioè gli inquilini, i 15.000 nuclei familiari che utilizzano alloggi da noi gestiti, siano essi invece gli altri soggetti che si rapportano con noi, quindi imprese di costruzione, fornitori. Su questo dobbiamo fare tutti uno sforzo. Questa è una giornata molto importante sia per i colleghi presenti, che così sono sempre più coinvolti in questo processo, sia per chi viene qua come stakeholder o come cittadino interessato, perché oltre ad acquisire alcune informazioni che i colleghi adesso saranno in grado di portarvi, magari è uno
un'occasione anche per, da parte nostra, per avere dei suggerimenti, delle richieste e quindi per relazionarci in una maniera più efficiente. Questo, come sempre, nel tentativo, con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino e anche di incrementare il livello di qualità dei servizi che rendiamo. Passo la parola al collega, avvocato Mirko Trapè, responsabile della prevenzione. Signor direttore, cercherò di essere telegrafico perché l'argomento, come potete immaginare, è piuttosto vasto. Innanzitutto partiamo da un concetto fondamentale per comprendere tutto quello che diremo poi, che secondo le indicazioni date dal Dipartimento della Funzione Pubblica quando, diciamo, è stata emanata la legge 190, la cosiddetta legge Severino, e poi i decreti legislativi di attuazione, dicevo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dato una indicazione di corruzione in senso lato, cioè non, la corruzione non intendiamo solo e tanto il reato vero e proprio, no? Quindi l'aspetto penalistico, ma ci riferiamo appunto a tutte quelle situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere dei vantaggi privati. Quindi comprende tutti i delitti, come dicevamo, contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, vi sia un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Quindi vedete che in questo senso è molto più ampio il concetto di corruzione rispetto a quello che normalmente intendiamo. Lo strumento principale che la legge 190 ha introdotto per la prevenzione della corruzione è il piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Diciamo che per la prima volta in Italia si è fatto lo sforzo di prevenire invece che curare, cioè di non lasciare al solo aspetto penalistico, cioè quindi alla condanna di coloro che commettono reati contro la pubblica amministrazione e la successiva carcerazione, ma si è cercato invece di introdurre una prevenzione, cioè quindi di intervenire prima. E quindi si è stabilito, cioè la legge stabilisce che ogni pubblica amministrazione rediga un piano triennale in cui venga valutato il diverso livello di esposizione al rischio da parte dei singoli uffici e il piano deve indicare in questo senso degli interventi organizzativi che intende l'ente che intende mettere in piedi per prevenire detto rischio. Per questo motivo tutti gli anni l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il piano triennale della prevenzione, che appunto viene aggiornato ogni anno. Come dicevamo, quindi le finalità, le esigenze del piano sono quello di individuare le attività in cui è più elevato il rischio di corruzione, prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni per prevenire il rischio, prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile da parte di tutti i dirigenti, i dipendenti dell'ente al fine di vigilare o comunque di segnalare situazioni anomale, monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti. Questo potrebbe sembrare, dice, ma cosa c'entra rispetto ai termini con l'anticorruzione? C'entra perché nella misura in cui il termine diventa una questione aleatoria è facile magari rispettarlo per gli amici e non rispettarlo per i non amici, no? O gestire il termine, gestire l'efficienza, la risposta che viene data alla singola pratica non secondo per esempio i criteri cronologici di cui abbiamo memoria già dal DPR 2 del 59 e invece ad altri criteri più o meno corretti. Un altro aspetto che deve essere previsto nel piano è il monitoraggio dei rapporti ovviamente tra l'amministrazione e con i propri contraenti, perché capite benissimo che dove c'è corruzione chiaramente dove
ci sono molte rilevanze economiche, quindi parliamo di contratti, di appalti, di erogazioni di vantaggi economici, poi dopo lo esamineremo più precisamente, e poi di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori. Il piano nazionale anticorruzione che è stato fatto all'epoca dalla funzione pubblica, adesso la competenza è stata trasferita all'ANAC, prevede alcune aree di rischio denominate obbligatorie, e le individua e dice che sono quelli di autorizzazione o concessione. Pensiamo a quello autorizzazione o concessione, pensiamo per esempio in materia edilizia o in materia o in altre materie, quanto può essere delicata, no? L'attività legata, sappiamo che è una delle aree più a rischio, la scelta del contraente, come dicevamo prima, per l'affidamento dei lavori, fornitura e servizi, la concessione e erogazione di contributi, sussidi, aiuti finanziari, eccetera, i concorsi ovviamente per l'assunzione del personale e le professioni di carriera. Uno degli aspetti, uno degli strumenti privilegiati per la prevenzione della corruzione è la trasparenza, perché ovviamente se un ente pubblico gestisce correttamente, no, la propria attività, non ha nulla da nascondere e quindi può mettere tranquillamente a disposizione di tutti quello che fa, perché certamente tutti possiamo sbagliare, ma se si sbaglia in buona fede, ma se non ci sono, no, problemi di nessun genere, uno non ha nessun problema ad assicurare. E infatti uno dei provvedimenti di attuazione della legge 190 è proprio il decreto legislativo numero 33 del 2013, che ha disciplinato, ha riorganizzato, già c'erano in vari provvedimenti legislativi sparsi delle norme sulle pubblicazioni, sui siti web, eccetera, diciamo che ha provato a dare una sistemazione piuttosto organica agli obblighi di pubblicazione sul sito web, che è diventato lo strumento a disposizione mondiale, sappiamo, la finestra mondiale della pubblica amministrazione. E dice questo decreto legislativo 33, innanzitutto una cosa importantissima, cioè che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce il livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, cioè parliamo di una costituzionalizzazione della trasparenza, una cosa importantissima questa. E poi che cosa dice? Ma come deve essere fatta la trasparenza? Deve essere facilmente accessibile, deve essere completa, perché è chiaro che se io pubblico solo alcune cose e altre no, è semplice nella consultazione. Tra i tanti documenti, atti che vanno pubblicati, è un impegno non indifferente per le pubbliche amministrazioni, lo sappiamo, ci sono anche la pubblicazione importantissima dei bilanci e dei conti consuntivi e di costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Sotto questo profilo noi siamo anche abbastanza agevolati come era, perché? Perché quando noi realizziamo degli edifici dobbiamo rispettare dei limiti, dei massimali di costo stabiliti dalla regione, per cui per noi addirittura c'è un quadro economico in cui andiamo proprio ad analizzare e dimostrare che abbiamo rispettato questi costi, per cui noi i costi di realizzazione li abbiamo e non abbiamo ovviamente nessun problema a renderli pubblici, perché sono dei vincoli che noi abbiamo da sempre, si può dire. Ovviamente il tempo del procedimento, parlavamo prima dei termini, è un aspetto importante, per cui c'è l'obbligo di monitorare il rispetto dei tempi dei procedimenti attraverso l'eliminazione delle anomalie, e anche questo, i risultati del monitoraggio vanno indicati nel sito. Poi sappiamo, può essere una cosa banale, ma dopo vi dirò alcune cose, che occorre pubblicare nel proprio sito web l'indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere istanze dei cittadini ai sensi dell'articolo 38 del decreto 445 del 2000, no? Il testo unico sulla documentazione amministrativa,
ed inviare informazioni circa i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. Mi voglio soffermare su questo perché appunto qui parliamo di rapporto tra cittadino, tra utente e amministrazione, e quindi è molto importante questo aspetto. Allora, sappiamo tutti che le istanze e le dichiarazioni possono essere presentate alla pubblica amministrazione per fax o per via telematica, dicevamo la PEC, ma anche l'email semplice. Perché? Perché dice, sempre l'articolo 38, che queste istanze inviate per via telematica, comprese le partecipazioni ai concorsi, le selezioni, eccetera, iscrizioni in albi, sono valide se effettuate secondo quanto previsto, solito rinvio ad altro articolo, articolo 665 del decreto legislativo 82/2005, il cosiddetto CAD, codice dell'amministrazione digitale. La copia dell'istanza sottoscritta all'interessato e del documento di identità possono essere inviate quindi per via telematica. E noi sappiamo che la dichiarazione sostitutiva oggi può non essere fatta di fronte al funzionario competente a ricevere, ma uno fa una domanda, cioè lei che proprio la fotocopia del documento di riconoscimento, e quella è una dichiarazione sostitutiva valida a tutti gli effetti. Ma andiamo a vedere che cosa dice l'articolo 65 del codice digitale. Dice che le istanze e le dichiarazioni sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, eccetera, se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata. Quindi diciamo che siamo già passati da tempo, ma credo che gli effetti ancora, almeno nel nostro ambito, non siano del tutto ancora molto percepibili, ma la gestione a livello digitale di tutti i rapporti ormai diventa uno strumento privilegiato. Noi sappiamo che tutte le imprese hanno la PEC e hanno la firma digitale, tutti i professionisti hanno la PEC e hanno la firma digitale. Quindi se qualcuno di questi soggetti utilizza questi strumenti, non possiamo non considerarle, ma soprattutto è una cosa, può essere un piccolo particolare molto raro. L'invio telematico ha effetti sulla decorrenza del termine. Noi sappiamo che il termine che scade il giorno festivo viene prorogato al giorno successivo, ma questa norma vale solo per il termine di scadenza, non per il termine da cui inizia a decorrere il termine. Per cui, siccome io cittadino con la PEC potrei mandare la domenica un documento all'ERAP, da quel momento comincia a decorrere il termine, quindi potrebbe decorrere un termine senza che l'ente lo sapesse. E attenzione, non decorre da quando viene protocollato. Il protocollo è un atto interno che, secondo la giurisprudenza, non ha nessun valore. In questo caso, siccome viene mandato tramite una firma digitale o una PEC, non c'è sicuramente dubbio circa la data, il momento in cui viene spedito, e da quel momento decorrono i termini. Quindi anche su questo siamo contenti, perché se al protocollo arrivano delle PEC o delle cose a firma digitale, dobbiamo stare attenti. Poi sappiamo che la normativa di cui stiamo parlando ha introdotto, scusate, faccio una parentesi, ne avrete sentito parlare in questi giorni, circolano dei testi ma ancora non so se sono definitivi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato nell'ambito della riforma Madia alcuni provvedimenti, sembra 11, uno dei quali è la revisione della normativa sul decreto legislativo 33. Io gli ho dato un'occhiata molto molto di sfuggita, ho solo notato che praticamente cambiano quasi tutti gli articoli del decreto legislativo 33 verso un ulteriore incentivo della trasparenza e dell'apertura. Però, come si dice, siccome queste norme adesso il Consiglio dei Ministri le ha approvate, vanno al parere delle commissioni parlamentari, poi ritornano per l'approvazione definitiva, ancora non ce l'avremo per qualche mese, quindi oggi ci soffermiamo su quella che è la normativa vigente. Uno degli aspetti più importanti della nuova normativa è l'accessibilità in ogni momento, che è stata stabilita come obbligo per la pubblica amministrazione, rispetto della disciplina, si dice, del diritto d'accesso ai documenti amministrativi, della
privacy e così via, ma ha stabilito una cosa fondamentale. Voi sapete che con la 241 io ho il diritto di accesso ad un documento, ma devo specificare qual è l'interesse che io ho, devo motivarlo, e l'amministrazione può anche dirmi: no, tu non hai un interesse giuridicamente qualificato per avere accesso a questa cosa, il documento non te lo do. Qui invece con il diritto d'accesso si dice che chiunque, cittadino che passa, può chiedere all'amministrazione, uno qualsiasi, di conoscere uno qualsiasi dei documenti che è obbligato a pubblicare sul sito, e l'amministrazione è tenuta a darvi seguito, addirittura stabilendo che l'amministrazione nomini, in questo caso ce l'abbiamo qui, il soggetto sostituto che in caso di inadempimento della pubblica amministrazione esercita i poteri sostitutivi, e quindi diciamo c'è una sorta di commissariamento dell'ente che è obbligato a fornire il documento richiesto. Gli altri strumenti, abbiamo detto già della trasparenza, abbiamo detto del piano triennale, gli altri strumenti sono il codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori delle pubbliche amministrazioni e il decreto legislativo 39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Il codice di comportamento, e questo è un ulteriore passo avanti, si applica non solo ai dirigenti e ai dipendenti, ma si applica addirittura ai collaboratori o consulenti esterni, ai collaboratori di imprese che forniscono beni e servizi. Nel caso dell'ERAP, alle società controllate, per esempio la società Biocasa, finché Biocasa non approva un proprio codice. E infatti noi mettiamo, quando stipuliamo un contratto con un professionista, con un'impresa, dobbiamo mettere la clausola dicendo che il professionista o il contraente si impegna a rispettare il codice di comportamento dell'ERAP Marche, di cui dichiara aver ricevuto copia e di conoscere, eccetera, eccetera. Ma ovviamente le norme, per essere applicate, quasi sempre richiedono anche delle sanzioni, altrimenti, come diceva un carissimo vecchio avvocato, in materia di processo civile diceva: ci sono i termini ordinatori, i termini perentori e i termini canzonatori, e questa sarebbe una normativa canzonatoria se non venissero previsti insieme agli obblighi delle sanzioni per chi non li rispetta. La prima è l'illecito disciplinare. Le misure di prevenzione previste nel piano sono obbligatorie e esplicitamente la legge prevede che la violazione costituisca illecito disciplinare, tant'è vero che uno dei primi adempimenti che l'ERA ha dovuto fare, dovuto nel senso perché era obbligata per legge, è stata quella della costituzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e la regolamentazione delle procedure, di chi fa che cosa, eccetera. Questo è quello che dicevamo. Perché? Perché dice l'articolo 9 del codice di comportamento: il dipendente deve assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'ERAP, secondo ovviamente le norme, nel rispetto del piano triennale, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, riferimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione. La trasparenza non è una cosa di qualcuno, tantomeno del responsabile della trasparenza, che semmai controlla che queste norme vengano rispettate, ma in carica a tutti i dipendenti e i dirigenti. Ognuno per la parte sua è chiamato a collaborare e darsi da fare per garantire la pubblicazione. E quindi, come dicevamo, nel piano triennale 2016-2018 che è stato abbozzato e quindi oggi viene sottoposto a voi come in questa occasione, come momento di discussione su cui poi potrete fare le vostre, anzi saranno gradite, i vostri suggerimenti, i vostri contributi, le vostre critiche. Dicevamo che tutto l'ente, tutta l'amministrazione deve concorrere alla prevenzione, e quindi dal direttore, il responsabile, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori. L'ANAC si è lamentata giustamente con una delibera recentissima, la 12 del 2015, che la qualità dei piani per la prevenzione era piuttosto scarsina. Devo dire però, adesso no, chiaramente, che
che nell'indagine che hanno fatto ho letto che sono esclusi gli ACP comunque denominati, quindi i nostri piani non li hanno letti, quindi non riguarda noi. Però a parte questo, chiaramente ci ritroviamo. E in effetti la delibera dell'ANAC ha detto dovete comunque fare riferimento al contesto esterno, perché chiaramente un conto fare il piano dell'anticorruzione agli ACP di Palermo, adesso non per fare facili, no, però oggettivamente un conto è farlo nelle Marche, diciamo pure. Anche se poi, analizzando le relazioni ufficiali che vengono fatte sulla sicurezza, sulla giustizia, sono venute fuori, a mio avviso, cose abbastanza interessanti, tra virgolette. Per esempio, noi che ci riteniamo ancora una regione tutta abbastanza felice, che lo siamo, però noi, dice il Ministero degli Interni, dice che le Marche continuano a registrare la presenza di qualificati esponenti di consorterie mafiose, particolarmente interessati all'infiltrazione del tessuto economico imprenditoriale, il cui dinamismo favorisce l'impiego di capitali illeciti nella costituzione di imprese e di investimenti nel settore immobiliare. Queste sono le parole che il Ministro dell'Interno ha inserito nella sua relazione al Parlamento. Andiamo avanti. Nella zona di Jesi e Fabriano sono insediate delle imprese edili gestite da elementi sodalizi mafiosi, tra i quali emergono gli Alvaro di Sinopoli, famiglie del quartiere Brancaccio di Palermo, i gruppi Cappello e Cursodi di Catania, nonché pregiudicati napoletani riconducibili al clan camorrista Martello di Napoli. Oltre a costituire un valido sostegno logistico per i rispettivi affiliati tramite assunzioni eccetera eccetera, tali società risultano impegnate nell'esecuzione di lavori privati o appaltati dalle amministrazioni locali. Nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino sono operative propaggini camorristiche dedite al condizionamento dei pubblici appalti e allo smaltimento illecito di rifiuti mediante società riconducibili a clan campani. Quindi insomma, non è che noi siamo fuori proprio fuori dal mondo, cioè ovviamente, dice anche il Ministero di te, chiaramente parliamo di cose incomparabili rispetto a quelle che sono in realtà, di altre realtà. Però comunque non siamo immuni, da noi sono presenti anche questi elementi piuttosto preoccupanti, e che comunque devono farci accendere una spia quando noi facciamo gli appalti, perché non si sa mai, sappiamo che uno può avere tutta la documentazione a posto, ma poi viene fuori che c'è qualche problema. Salto questa parte perché il direttore l'ha già illustrata nella sua introduzione. Diciamo che sui soggetti della prevenzione già abbiamo parlato, quindi andrei velocemente. Parliamo di cose già accennate, cioè che siamo tutti soggetti agli obblighi del piano, della legge e così via. Andiamo a vedere le aree di rischio dell'ERAP. Devo dire, una delle critiche fatta dall'ANAC ai piani era che erano generici, non venivano calati nella realtà. Posso dire modestamente che noi dell'ERAP invece questo sforzo l'abbiamo già fatto sin dall'inizio. Tant'è vero che noi, ovviamente, sull'acquisizione e sulla professione personale c'è poco da contestualizzare, la normativa è quella. Lo stesso sull'affidamento, gestione dei lavori e servizi. Tuttavia, per i provvedimenti che definisce il piano nazionale, che ampliano la sfera giuridica o economica del destinatario, abbiamo elencato quelli che a nostro avviso rientrano in queste categorie, che nel nostro caso sono l'ampliamento del nucleo familiare, il subentro, sempre del nucleo familiare, l'ospitalità temporanea, la mobilità dell'inquilino, la concessione dei contributi, il calcolo del canone, procedimenti legali, manutenzione, acquisto alloggio e così via. Un aspetto importante e che a noi come ERAP ha fatto piacere, perché come diceva il direttore noi siamo certificati come sistema di qualità secondo la normativa UNI, ISO, è che la gestione del rischio, dice il piano nazionale anticorruzione, va fatta secondo queste metodologie che noi conosciamo, perché le abbiamo non tanto per il rischio, poi l'esperta Lucia mi correggerà, ma l'abbiamo utilizzate per l'analisi dei nostri processi.
E quindi le linee guida dicono che i rischi vanno prima mappati a livello di processi, poi va fatta una valutazione del rischio e poi va, quindi viene data una graduatoria, una priorità. E in terzo luogo si procede a individuare come si tratta il rischio. Allora, noi abbiamo fatto già degli sforzi nei piani precedenti e abbiamo deciso di ampliare nel 2016 la mappatura dei processi, perché noi ci siamo limitati, in questo l'ANAC ha ragione, tutti gli enti si sono limitati a fare solo i processi obbligatori, quelli facoltativi, vabbè, un po' come a scuola quando c'era quella parte facoltativa, no? Che nessuno la faceva, facevamo solo la parte, portavamo solo la parte obbligatoria. Quindi abbiamo intenzione di completare l'integrazione della mappatura e dell'intreccio tra sistema di gestione della qualità e anticorruzione, e nel 2017, sempre rispondendo a quelle che sono le indicazioni dell'ANAC, di estendere l'analisi a tutte le procedure dell'ente, perché appunto, dice l'ANAC, vi dovete occupare anche della gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio, degli affari legali e del contenzioso, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono le misure che noi abbiamo già adottato nei piani precedenti, che sono confermate, che sono quelle, diciamo, in vigore e che, come vedete già con la nomenclatura, già fanno capire che c'è stato uno sforzo di coordinarle con il sistema della qualità. Per esempio, la missione, queste sono state riportate in elenco decrescente di gravità, nel senso di ritenuta importanza a livello di rischio. Quindi, la missione di variante in corso di esecuzione del contratto, noi sappiamo, se ne parla anche sui giornali, come le varianti possano essere un aspetto, tra virgolette, pericoloso. Da un lato è impossibile, diciamolo, io per quanto sono avvocato posso dire che a mio avviso è impossibile fare un appalto senza una variante, perché significa che il progettista ha poteri divinatori e quindi riesce anche a prevedere il futuro, cosa impossibile. Quindi una variante ci deve essere, sta nelle cose che c'è. Come possiamo, che misure abbiamo individuato? Ovviamente ci sono già dei controllori, perché il direttore dei lavori è il soggetto, sappiamo, che è deputato a verificare che il progetto appaltato dall'amministrazione sia realizzato secondo le indicazioni. Quindi il controllore principale dell'opera pubblica, c'è già il direttore dei lavori, che è un organo della pubblica amministrazione, anche se libero professionista. Tant'è vero che viene considerato dalla giurisprudenza penale pubblico ufficiale, a differenza del progettista, per esempio, che non lo è. Quindi abbiamo già il direttore dei lavori, abbiamo il responsabile unico del procedimento, a cui tutta la normativa, dalla legge Merloni in poi, ha attribuito sempre maggiori responsabilità. Avremo anche un collaudatore che ha proprio il compito di controllare, soprattutto se è un collaudo in corso d'opera. Quindi, di fronte a questi controlli, tenuto conto comunque che nella realtà dell'ente non si sono mai verificati problemi, tra virgolette, a livello di corruzione, quindi insomma, diciamo, possiamo anche dirci che siamo un ente abbastanza sano, abbiamo previsto una verifica in sede di audit sulla documentazione, quindi un controllo sui controllori, ecco. E lo stesso è stato previsto per le procedure negoziate in caso di affidamento diretto fuori dei casi previsti dalla legge, nell'uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa. Sappiamo, almeno da quello che leggo, che col recepimento della nuova direttiva dell'Unione Europea sugli appalti questo diventerà molto probabilmente la regola. Quindi questo rischio aumenterà, diciamo. Va bene, adesso non ve li leggo tutti per non annoiarvi. Comunque parliamo di accordi collusivi tra le imprese partecipanti volte a manipolare gli esiti. È una cosa, sappiamo tutti, tutti coloro che stanno in una commissione, sono stati in una commissione di gara, sanno che è difficilissimo riuscire a dimostrarlo.
Invece la definizione dei requisiti di accesso alla gara, dei requisiti mirati, occhi azzurri, alto 1,70, peso eccetera, questo può esserci, ma in generale non in noi, ma insomma abbiamo anche qui previsto come strumento fondamentale la verifica in sede di audit, l'obbligo di acquisizione del parere dell'avvocatura in caso di provvedimenti particolarmente delicati, la revoca di un bando per esempio per bloccare una gara e così via, l'obbligo di controllare le dichiarazioni sostitutive e così via. Diciamo che scorriamo velocemente perché non voglio tediarvi troppo. Come diranno i miei colleghi, il piano anticorruzione è strettamente connesso ad altri aspetti: la performance, l'ANAC nella delibera numero 12 si raccomanda molto, insiste molto sul fatto che il piano della corruzione, anticorruzione deve, e della trasparenza deve tradursi anche in degli obiettivi ben precisi per il personale, perché ovviamente anche l'incentivo al personale aiuta oltre che il timore della sanzione, no? Quindi il famoso bastone e la carota, diciamo che c'è il bastone e c'è anche una carotina, che è quello della valutazione della performance. E come dicevamo, il monitoraggio del piano è collegato al sistema di gestione della qualità, come abbiamo visto prima quando abbiamo fatto riferimento agli audit. Per far questo prevediamo quest'anno di fare almeno due sessioni di reporting per verificare l'andamento del piano e adottare eventualmente i correttivi necessari. Dicevamo la trasparenza come strumento fondamentale. L'ANAC sostanzialmente considera come fondamentali due strumenti: la trasparenza e la formazione del personale, perché dice che sono misure trasversali e che quindi, se ben fatte, portano beneficio a tutti i livelli. Dicevamo che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione dell'amministrazione e l'attività, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento eccetera eccetera. Quindi la trasparenza è fatta esplicitamente affinché i cittadini possano controllare come la pubblica amministrazione amministra i beni pubblici, i soldi di tutti, i beni di tutti e così via. Quindi dicevamo, tutti hanno diritto di conoscerli gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli, addirittura si vuole favorire, e questo ovviamente non è semplice, si vuole favorire il riuso per fare in modo, gli open data, non so se ne avete sentito mai parlare, cioè si vorrebbe che le pubbliche amministrazioni mettessero a disposizione in formato aperto i dati in loro possesso in modo tale che chiunque possa acquisirli, elaborarli, rielaborarli, per esempio fare degli studi, fare delle ricerche, fare delle statistiche e così via. E questo, diciamo, ci si prova. Sappiamo naturalmente che la trasparenza non è limitata, va sempre rispettata la privacy relativamente, però cioè la privacy non è più scusa, parliamoci chiaro, per mettere un ostacolo alla trasparenza o all'accesso. Sono i dati sensibili o giudiziari quelli che devono essere tutelati, ma sono tutelati semplicemente cancellandoli. Non è che il provvedimento non viene pubblicato, si deve avere l'accortezza di pubblicare il provvedimento. Ormai abbiamo anche le sentenze, spesso leggo sentenze in cui viene sbianchettato completamente il nome o si lasciano le iniziali e così via, perché comunque, anche se non sappiamo magari chi è il beneficiario, ma possiamo sapere che quell'amministrazione, non so, ha dato 3.000 contributi per una certa cosa. E sono accessibili anche le valutazioni di tutti coloro, cioè di noi, che siamo addetti a una pubblica amministrazione, quindi lo svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione sono accessibili, rese dall'amministrazione. Dicevamo della privacy, dei dati sensibili e giudiziari, quindi la natura dell'infermità, gli impedimenti personali che causano l'astensione del lavoro. Adesso non ne sa manco più datore di lavoro, perché a noi ci arriva prognosi in 10 giorni, non sappiamo né se l'ha morso il cane né se c'aveva una malattia esantematica e così via. Dicevamo, qui
Quindi quelle che sono i doni, dicevamo, i dati sensibili, quindi la vita sessuale, la salute e così via. Dell'accesso civico ho accennato prima, quindi non è il caso di tornarci. Dicevamo che il responsabile della trasparenza ha l'obbligo di segnalare all'ufficio di disciplina, direttore dell'organo di valutazione, la richiesta d'accesso civico. E questo è il sito istituzionale dell'ERAP Marche, www.erap.marche.it, in cui è stata inserita la sezione amministrazione trasparente. Vedete il logo della Regione Marche perché il sito è ospitato e gestito, diciamo, sostanzialmente dalla Regione Marche, il che ci ha aiutato sotto certi profili, ma ci ha un po' complicato la vita sotto altri. Diciamo che adesso da poco siamo riusciti a consentire un accesso personalizzato ai vari presidi per poter inserire automaticamente le cose e gli aspetti che li riguardano. Comunque stiamo procedendo, e tanto per farvi un'idea, non è che potete vedere, questi sono tutti gli argomenti obbligatori che vanno pubblicati sul sito, quindi diciamo anche ad occhio vi rendete conto che è un impegno non indifferente, perché si tratta appunto di prendere questi dati, qualche volta appunto renderli anonimi, verificarli, pubblicarli e così via. Accenno un attimo al fatto che noi, essendo un ente dislocato in più località, abbiamo nominato i referenti per la trasparenza, che sono appunto la dottoressa Franca Turchetti ad Ancona, l'ingegner Ferretti Ivo ad Ascoli Piceno, il dottore Viseo 31 a Fermo, la dottoressa Francesca Alfano a Macerata e il dottor Gabriele Bentivegna al presidio di Pesaro Urbino. Allora, parliamo rapidamente. Ci sono alcuni aspetti molto delicati sulla trasparenza, perché in un paio di casi la pubblicazione dell'atto, il singolo atto, è condizione addirittura per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto stesso. Per esempio, è vero, qui la legge parla di pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, per i quali è previsto un compenso, completi l'indicazione dei soggetti percettori della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Diciamo che dicono gli estremi, ma di fatto facciamo prima pubblicare l'atto, perché se dobbiamo prendere tutti questi e metterli ci mettiamo in doppio di tempo. E la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, che facciamo telematicamente ogni 6 mesi in base alla normativa, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e la liquidazione dei relativi compensi. Quindi se non viene pubblicato sul sito dell'ERAP, l'atto non è efficace, né si può pagare, e se si paga, si paga male. E quindi si può essere chiamati, il funzionario può essere chiamato a mettere di tasca propria i soldi che sono stati pagati, eccetera. Qui anche in passato con i colleghi ne abbiamo parlato, bisogna stare anche un po' attenti perché il concetto di collaborazione e consulenza è una cosa, l'incarico dell'appalto di servizio è un'altra, quindi qualche volta si fa confusione, quindi prima diciamo di scegliere una strada o un'altra bisogna un attimo rifletterci. Abbiamo il codice dei contratti che ci elenca quali sono le caratteristiche di un contratto di servizio, in quel caso cadremo nella fattispecie che dicevamo prima, ma in un'altra sezione del sito, e in questo caso la mancata pubblicazione non incide sulla efficacia dell'atto. Ugualmente esiste l'obbligo di pubblicare i criteri e le modalità per la concessione delle famose sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari. Noi sul sito abbiamo pubblicato i vari regolamenti che sono stati emanati per i rimborsi agli inquilini, no, la possibilità di eccetera eccetera, e quindi questi parliamo di criteri, e poi dobbiamo pubblicare gli atti con cui materialmente concediamo sovvenzioni, contributi. Noi in realtà ne concediamo ben pochi, perché parliamo poi di importi superiori a 1.000 euro, ma più che altro questi sono contributi per la sostituzione della caldaietta singola a metano e così via, insomma, che non so neanche se possiamo definire contributi, ma comunque nel dubbio è meglio essere più elastici.
Anche questo, in questo caso, è condizione legale di efficacia la pubblicazione sul sito, e quindi la sua omissione è rilevata, eccetera, eccetera, e qui le sanzioni patrimoniali, contabili, eccetera, che gravano sugli addetti. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della concessione o attribuzione, da chiunque altro abbia interesse, qui c'è già un interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, senza l'articolo 13, però sappiamo che questo indennizzo da ritardo è previsto solo per alcune attività legate alle imprese, mentre nel nostro caso, diciamo, non incorriamo in quel famoso penale di 30 euro al giorno di ritardo. Questo, ripetiamo, già una cosa che ho già detto, quindi, che oltre, diciamo, una piccola sottolineatura, oltre ai dati sensibili e giudiziari, dobbiamo evitare di pubblicare dati di disagio economico-sociale, è un concetto un po' ampio, il disagio economico-sociale, però nel nostro caso, siccome teoricamente tutti i nostri inquilini stanno in situazioni di disagio economico e sociale, quindi dovremmo evitare di far sì che gli atti in cui pubblichiamo alcune questioni consentano di individuare la persona. Noi adesso stiamo utilizzando, per esempio, il nostro codice interno per capire di chi stiamo parlando, che quindi è un dato che il pubblico non conosce, quindi è impossibile risalire. Dicevamo quali sono i compiti responsabili della trasparenza, cioè il controllo dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, della completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni, e di segnalare all'organo di indirizzo politico, all'organismo interno di valutazione, all'ANAC, nei casi più gravi all'ufficio di disciplina, il mancato o ritardato adempimento degli obblighi. La prima responsabilità della trasparenza ricade sui dirigenti, perché la legge parla proprio di loro. Dice: i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, articolo 43,3, sempre il decreto legislativo 33. E la sanzione, questa è abbastanza antipatica, diciamo, perché oltre al l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del programma triennale, eccetera, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità all'immagine, eccetera, eccetera, e comunque sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione del risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. C'è stata una sentenza della Corte dei Conti che ha fatto abbastanza scalpore, in cui ha condannato i dirigenti a restituire tutta l'indennità di risultato, perché avevano attestato, tra l'altro facendo, diciamo, pure un falso, perché avevano detto che avevano pubblicato tutto e invece non avevano pubblicato niente, e quindi evidentemente la Corte dei Conti è stata interessata e ha dato un segnale abbastanza forte. Come dicevo, l'ANAC nella determinazione 12 del 2015 ha richiamato le amministrazioni a garantire che le misure di prevenzione della corruzione siano tradotte in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Su questo parlerà il collega Ascoli. E questi sono gli obiettivi che chiaramente si propone di adottare nel piano, che riguardano l'attuazione, che sono appunto la pubblicazione integrale sul sito di tutti i decreti e le termine, perché, dicevo, un sistema regionale continuiamo a avere delle difficoltà, ma dovremo superare questo ostacolo. L'organizzazione di corsi di formazione su tre livelli, come chiede l'ANAC. La mappatura, dicevamo, dei processi. L'approvazione della carta dei servizi e del regolamento ex legge numero 241, su cui veramente mi sembra che già avevamo lavorato e siamo abbastanza avanzato, forse potremmo quasi arrivare presto all'approvazione. E ho finito, grazie. Io dopo una mezz'oretta anche perché qualche volta magari interessantissima la sua relazione, complimenti, però magari non vorrei che dopo si arriva alle 7:59, per cui grazie.
possibile fare magari un particello su queste tematiche presso poi se no facciamo abbiamo... se volete non forse più non c'è problema. C'è il microfono, qualcuno allora vuole. Sono il dottor Amici, collaboro con l'Associazione dei Consumatori e sono componente del CRC, del Consiglio Regionale dell'Associazione dei Consumatori Utenti, che devono dare i pareri, hanno aperto a tutte le pubbliche amministrazioni sui piani della trasparenza e dell'integrità. Abbiamo sollecitato tutte le pubbliche amministrazioni a organizzare queste giornate della trasparenza perché sono eventi molto importanti. L'ERAP tra gli enti regionali è stato il primo a fare questa manifestazione, noi siamo molto, ecco, apprezziamo molto questa cosa e vorremmo che venga fatta anche in tutti i presidi di ogni provincia per coinvolgere per ogni territorio i cittadini di quel territorio. Altri enti regionali stiamo spingendo per farlo fare, speriamo di riuscirci, ma anche comuni, regioni. È un particolare che devo porre l'attenzione questo. L'ARA, anche in questa determina numero 12 del 2005, pone in evidenza diverse criticità, diverse lacune, diciamo, che provengono dall'esame di 1911 piani della Corte dell'Anticorruzione, tutte le pubbliche amministrazioni. Una delle carenze gravi che noi richiamiamo all'attenzione è quello che non c'è da parte della pubblica amministrazione per realizzare quel controllo diffuso, ma il controllo diffuso deve essere fatto dai cittadini, deve essere fatto in base alla delibera civile numero 2 del 2012, dalla società civile. Noi ci rendiamo conto purtroppo che ad oggi, nonostante che sono 3 o 4 anni che sono in vigore queste leggi, non c'è una corretta informazione, una corretta formazione dei cittadini, perché le giornate della trasparenza vengono fatte un po', non dico il caso dell'ERA, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, un po' in modo forzato. Noi lo vediamo, ma io ho dovuto scrivere delle lettere a alcuni enti locali, non faccio nomi, ma sono minacciato l'articolo 328 secondo comma del codice penale, che sono atti dovuti, obblighi di legge, però le pubbliche amministrazioni sono un po' restie a fare. E se lo fanno, fanno poca pubblicità, spesso lo fanno in orario che il cittadino lavora. E io quindi, ecco, richiamo, adesso poi pensate solo questo, i piani anticorruzione devono essere aggiornati ogni anno e devono essere fatti con delle consultazioni pubbliche, ma queste consultazioni pubbliche, come dice l'ANAC in questa delibera, sono carenti al massimo di accompagnamento, di sensibilizzazione, di accompagnamento, di formazione dei cittadini. C'è l'assurdo, le pubbliche amministrazioni, compresa la regione, le province, ogni anno, ma il cittadino non se ne accorge, sul sito fa la consultazione, cari cittadini, cari, datemi consigli e suggerimenti per il mio piano della corruzione che sto aggiornando. Ma il cittadino non se ne accorge, nessuno lo informa, ma non solo il cittadino, anche se corte, le associazioni di consumatori, altri, noi siamo molto vigili su questo. Sindacati, purtroppo c'è una società che dorme, quindi io invito a curare molto questo aspetto, perché l'ARA, per esempio, voi nel piano della trasparenza, e non, la parola cittadino non viene mai utilizzata, in questo avviso pubblico che avete emanato, ma anche con scarsa, un passo temporale, insomma io non ne sia ricevuto, io ho invito, come ho scritto questa lettera che abbiamo trasmesso oggi, la lettera che è circostanziata, di curare il cittadino. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le risorse del cittadino e devono rendere conto al cittadino e bisogna incentivare anche il coinvolgimento dell'università, degli studenti, noi lo chiediamo con questo fronte, come avete in altre regioni, perché quel controllo diffuso manca. Dovete creare i presupposti, come in Italia hanno istituito dopo il governo che esiste in America, quelle leggi sono bellissime, però se la pubblica amministrazione non ha il coraggio, perché la trasparenza è una sfida, questo è emerso al forum della PA nel 2013, la pubblica amministrazione deve uscire dalla cultura, io dispongo, io propongo, il cittadino subisce il procedimento amministrativo, subisce le scelte. I piani di relazione delle performance, che è una materia importantissima, e il decreto legislativo 150 del 2009, il famoso decreto Cometa,
imponeva l'obbligo anche ai presidenti locali di illustrare ai cittadini i piani di relazione della performance, che sono i risultati di fine anno che persegue l'ufficio e il dirigente, ai quali sono collegati i premi. Perché io noto che c'è una difficoltà dell'amministrazione a essere trasparenti sull'efficienza reale. Perché? Perché sono collegati ai premi, che ho premi di dirigenti. Noi abbiamo fatto l'osservazione alla Regione Marche di una certa consistenza, perché alcune regioni stanno recuperando i premi che hanno dato in più ai dirigenti e al personale. Questa è una materia che io invito anche voi a verificare se esistono i presupposti, perché è ora di farla finita in questo momento di difficoltà, di crisi che va a toccare le tasche di tutti, sociale, che come spesso si leggono sui giornali, ci sono delle illegittimità nell'erogazione dei premi a pioggia dati ai dirigenti e agli uffici. È ora di farla finita. La Ragioneria Generale dello Stato ha fatto delle ispezioni qualche anno fa in tutti gli enti locali, i risultati sono drammatici, compresa la Regione Marche. La Regione Marche ha subito un'ispezione da parte del MEF. Io lavoravo al MEF, i miei colleghi del SIPRI sono venuti a fare un'ispezione alla Regione Marche. Sapete come è finito? Lo volete sapere? Io dico che non mi vergogno. Gli ispettori del MEF hanno fatto la verifica, hanno trovato delle irregolarità allarmanti, hanno fatto il verbale e l'hanno mandato alla Corte dei Conti. La Regione Marche, sapete cosa ha fatto? Ha impugnato questo verbale alla Corte Costituzionale a spese dei cittadini. La Corte Costituzionale si è espressa ad aprile, ha detto no, la Ragioneria dello Stato ha pieno titolo di poter fare questa ispezione. Era messo questo in gioco. Nonostante ciò, la Regione Marche continua con un ricorso al TAR a ritenere inefficaci questi divieti. La Corte dei Conti, lo stesso, nel bilancio di qualifica del 2014, ha confermato delle gravissime irregolarità. Purtroppo la situazione è qui. Questa trasparenza sulle performance è collegata a una trasparenza sui premi. Quindi è ora che la pubblica amministrazione, io invito anche a riferirlo alle altre, deve uscire da questa paura di aprirsi, perché altrimenti queste leggi ci sono bellissime, ma la trasparenza sui siti, se nessuno spiega, non è solo la trasparenza sui siti, ma nelle piazze, quella che manca è nelle piazze. Nelle piazze tramite le giornate della trasparenza. Noi lo chiediamo da tempo e alcuni anni ci sono che si faccia un passo avanti. Quindi fate le giornate della trasparenza anche in base all'accordo che abbiamo sottoscritto in tutti i paesi adesso, perché chiedere ai cittadini suggerimenti e proposte sui piani della corruzione, quando queste norme non le conosce, lo conoscono in pochi, neanche i consiglieri comunali e provinciali le conoscono, noi ci confrontiamo spesso. E quindi è tutto un meccanismo che deve cessare. Poi sulle carte di servizio che devono rivolgere maggiormente l'associazione dei consumatori utenti, cioè, qui ci deve essere un coinvolgimento della società civile che manca. Sia sui piani della scena delle perdite con le giornate, sia nelle standard e qualità dei servizi, che venga la qualità di società. La normativa parla di standard e qualità dei servizi che sono fondamentali, soprattutto voi che erogate i servizi a una categoria di persone che soffre perché non hanno casa. Grazie. Il mio intervento chiedendo scusa a tutti, perché già non sono un gran parlatore di mio oggi, non mi sento neanche bene, quindi avrete pazienza a sopportare quello che sto dicendo. Avvocato, potrebbe darmi una così la sua opinione su quello che ho detto? Mi fa piacere per un piccolo riporto, perché io parlo sempre dell'anno medio, ma poi nessuno mi dice. È evidente che quello che ha detto è del tutto condivisibile, perché deve essere certamente coinvolta la società civile, devono essere chiamati gli stakeholders, è una questione di cittadinanza. E qui appunto nella mia relazione faccio proprio rilevare questo richiamo alla cittadinanza che c'è in tutte e due le leggi, perché queste leggi che sembrano fatte per due cose completamente diverse in realtà hanno molti punti di contatto. E il mio intervento, dopo una brevissima spiegazione sul piano della performance e su qual è stato il piano della performance primo approvato dall'era, poi si dilunga proprio su questi punti di contatto tra le due leggi, si dilunga, no, non è molto lunga, comunque parla, tratta di quello. Allora, innanzitutto vediamo cosa si intende per piano della performance. Il piano della performance è un documento programmatico triennale in cui sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target su cui si baserà poi
la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Il piano deve assicurare il rispetto dei seguenti principi: trasparenza, come vedete già c'è, la trasparenza è anche una parte molto importante del piano anticorruzione, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità, partecipazione, coerenza interna ed esterna, orizzonte pluriennale, infatti è un piano triennale. La legge di riferimento è il decreto legislativo 150 del 2009, che è il decreto di attuazione della legge delega numero 15 del 2009, che parla di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, quindi anche qui viene richiamata la trasparenza. Quindi ogni anno, per quanto riguarda il ciclo della performance, le amministrazioni pubbliche devono redigere due documenti. Il primo, entro il 31 gennaio, è un documento programmatico triennale denominato Piano della Performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'ente. E entro invece il 30 giugno un documento denominato Relazione sulla Performance, che invece ha valenza annuale, che evidenzia consuntivo, con riferimento appunto all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmatici e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Il piano della performance dell'era Panarca è stato approvato, è stato quello relativo agli anni 2014-2016, che è stato varato in un momento di profondo riordino dell'assetto organizzativo, come già ha spiegato il direttore nella sua introduzione, perché da 5 enti che operavano nel settore a livello provinciale abbiamo avuto l'accorpamento in un ente regionale. Questo modello di organizzazione comporta l'armonizzazione delle procedure e il conseguente innalzamento della qualità dei servizi agli utenti su scala regionale, cioè l'ente unico regionale dovrebbe perlomeno meglio garantire l'uniformità operativa sull'intero territorio regionale, determinando il livello qualitativo delle prestazioni da rendere al cittadino tendenzialmente omogeneo. E questa armonizzazione, se è un'armonizzazione virtuosa, deve mirare ad elevare gli standard di qualità, avendo a riferimento le migliori pratiche. L'obiettivo strategico dell'era Marche, l'unico rilevante obiettivo strategico di primo livello che è stato attribuito dalla giunta regionale alla direzione dell'ente, è proprio quello dell'armonizzazione, uniformazione e miglioramento qualitativo delle attività svolte dai presidi. L'armonizzazione delle procedure è stato perseguito mediante due principali tipologie di intervento. Innanzitutto l'uniformazione delle regolamentazioni in uso, perché finora avevamo 5 enti con 5 regolamenti diversi per le stesse cose in ogni provincia. E poi l'acquisizione unificata di beni e servizi, questa la stiamo completando, ancora non è finita, però abbiamo iniziato bene, in modo da utilizzare nei presidi software omogenei. Adesso passiamo al coordinamento tra il piano dell'anticorruzione e il ciclo della performance. È molto interessante la riflessione sulle interazioni che intercorrono tra legge anticorruzione e legge 150, decreto 150. Infatti, le due riforme normative sono accomunate sul piano dei principi che intendono perseguire e si pongono in rapporto di continuità-progressione. Infatti, entrambe le riforme sono rivolte a valorizzare innanzitutto la centralità dei cittadini. Il decreto legislativo 150 ha inteso implementare il concetto di amministrazione al servizio dei cittadini, che già aveva orientato il legislatore sin dagli anni 90 nelle riforme già attuate, mentre la legge anticorruzione, nella consapevolezza della centralità dei cittadini quali destinatari beneficiari dell'azione amministrativa, attraverso la predisposizione e l'attuazione della strategia di prevenzione a livello nazionale e decentrato, ha inteso ristabilire, in continuità progressione con il decreto 150, un clima di fiducia tra amministrazione e cittadini. Altro principio che viene perseguito da entrambe le riforme è la trasparenza. Il decreto legislativo 150 ha delineato la PA come una casa di vetro, e questo avviene in collegamento
sia con i principi più spiccatamente efficientistici, sicché si è perseguita la maggiore trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, e sia per l'avvicinamento del cittadino all'amministrazione, tanto per la conoscenza dei servizi erogati, quanto per attuare un controllo diffuso sull'operato delle pubbliche amministrazioni, controllo che è in grado di operare favorevolmente quale misura di prevenzione del fenomeno corruttivo e di promozione dell'agire etico dell'amministrazione. Infine, altro principio che è perseguito in entrambe le riforme è la centralità del merito, declinato sotto il profilo efficientistico da parte del decreto 150 e sotto il profilo etico da parte della legge 190. Proprio il rafforzamento della trasparenza, nell'ottica della ricostruzione di un rapporto di fiducia virtuoso tra cittadini e amministrazioni, è uno dei fili principali sottesi all'emanazione della legge 190 ed è l'elemento di progressione che si delinea nel rapporto tra decreto 150 e legge 190 e il collegato decreto legislativo 33 del 2013, del cui già ha parlato l'avvocato Tropè, che parla appunto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il testo della legge 190 in più articoli fa riferimento alla valutazione delle performance individuali. Ciò emerge innanzitutto in relazione alle disposizioni che richiamano la responsabilità del dirigente che opera in qualità di responsabile della prevenzione. La stessa Corte Costituzionale ha affermato che il sistema di valutazione oggettivo, trasparente e partecipato del personale con incarico dirigenziale è elemento di garanzia per la dirigenza pubblica e anche per l'amministrazione. In coordinamento con il decreto 150 e col sistema indirizzo, gestione, controllo e premialità sanzioni delineato dal decreto 165 del 2001, si può guardare positivamente anche al momento premiante nella legge anticorruzione, solo a una prima visione più in ombra, relativamente all'operato innanzitutto del dirigente responsabile della prevenzione e anche di tutta la dirigenza pubblica chiamata a collaborare nella predisposizione della strategia di prevenzione e anche di tutto il personale, anch'esso destinatario dell'attuazione della strategia del piano anticorruzione. Se il sistema di valutazione delle performance presiede sia al momento premiale sia al momento sanzionatorio, ove ne ricorrono le condizioni, tale valutazione dovrà essere integrata con gli elementi di promozione dell'agire etico e di prevenzione del fenomeno corruttivo della legge 190. Ed è questo dunque l'ulteriore momento di progressione nel rapporto tra decreto 150 e legge 190. Quindi diviene assolutamente necessario creare un collegamento tra gli strumenti del ciclo della performance e il piano anticorruzione. In questa direzione, in linea con i principi espressi dalla Corte Costituzionale, si è mosso il piano nazionale anticorruzione che delinea, nella corretta prospettiva anche di premialità, il tema del coordinamento del piano anticorruzione degli strumenti del ciclo delle performance. Relativamente alla dirigenza pubblica, diventa quindi imprescindibile una chiara predisposizione del piano anticorruzione dei cosiddetti obiettivi anticorruzione, che abbiamo visto che l'ERP già ne ha previsti alcuni, e un'adeguata trasposizione degli stessi nel piano della performance, al fine di procedere al corretto coordinamento tra gli strumenti di valutazione del ciclo delle performance e il piano triennale di prevenzione della corruzione, relativamente alla individuazione ed attribuzione di obiettivi di prevenzione del fenomeno corruttivo nelle singole amministrazioni, alla dirigenza e al personale. In conclusione, occorre soffermare l'attenzione su alcuni elementi di criticità, che è quelli che faceva accenno anche il signor Amici, sul piano normativo e sul piano applicativo, che sembrano ancora connotare la valutazione delle performance e che sono idonei a ripercuotersi anche sul rapporto premialità-sanzione collegato alla legge anticorruzione. Dal nostro punto di osservazione, cioè il rapporto che intercorre tra il decreto 150 e la legge 190, gli elementi di criticità in fase applicativa e i ripensamenti sul piano normativo che sembrano in larga parte ancora connotare la valutazione delle performance si ripercuotono anche con riferimento a tutto ciò che attiene all'innesto della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo nell'ambito del ciclo delle performance. In prospettiva dunque mi permetto di suggerire, anche se dovrei suggerire più al legislatore che
che ha le pubbliche amministrazioni. È auspicabile che sul piano applicativo si guardi positivamente alle best practices presenti nel sistema. In particolare il sistema amministrativo fa positivamente emergere moltissimi enti in cui il sistema di valutazione e controllo è stato implementato ed è in larga parte funzionante, cioè accanto a quegli enti che danno una interpretazione diciamo poco aderente alla legge, alla valutazione delle performance, ci sono anche degli enti in cui il sistema di valutazione funziona adeguatamente. Questi risultati positivi sono certamente suscettibili di ulteriori miglioramenti, ma si deve comunque continuare ad implementare. È dunque utile continuare a procedere nello sviluppo delle performance perché dall'attuazione combinata del decreto 150 e della legge 190 deve emergere un sistema che operi sia nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità, sia in funzione preventiva del fenomeno corruttivo. Si valorizzeranno così i dirigenti e i dipendenti che oltre ai principi di stampo efficientistico in linea con il dettato costituzionale operano anche in maniera etica. Sul piano normativo è bene intervenire per bilanciare adeguatamente la logica degli incentivi con quella sanzionatoria, sia con riferimento al decreto 150, ripulendo il testo delle disposizioni che sono intervenute in senso contrario alla valorizzazione del merito, sia con riferimento alla legge 190, dove potrebbe emergere con più vigore il collegamento anche in chiave meritocratica dell'agire etico, a partire dal responsabile della prevenzione e dai dirigenti che operano nelle aree a rischio, per coinvolgere poi tutti i dipendenti dell'amministrazione. Per favorire la proliferazione delle disposizioni normative di valutazione delle performance e anticorruzione, infatti, è certamente giusto prevedere, sì, le adeguate, il bastone e la carota che diceva l'avvocato Trepè, è giusto prevedere le adeguate responsabilità ed eventuali sanzioni, ma occorre anche prevedere un'adeguata valorizzazione del momento premiante, economico e di progressione di carriera, per un'amministrazione che veramente favorisca l'agire efficiente ed etico, per un benessere organizzativo interno e a vantaggio del benessere esterno e dunque, in definitiva, della soddisfazione di tutti i cittadini. Volevo dire una cosa, che mi risulta, c'è una legge del 2012 che si parla di giornali di trasparenza, tra cui si parla anche di performance. Allora, che so io, c'è una, forse sapete meglio di me, senz'altro, perché posto lavoro, c'è una legge del 2012 che prevede espressamente queste giornate di trasparenza, nelle quali tra l'altro si parla delle varie performance. Ah, mi risulta che oggi siamo nel 2016, passato il 13, 14, 15, voglio dire, c'è qualche motivo che non avete fatto caso, cioè io come cittadino posso pensare a tante cose. Comunque il fatto sta che, se non sbaglio, questa è la prima, complimenti, meglio iniziare tardi che mai. Però tutti questi soldi che sono stati dati negli ultimi anni, vuole il cittadino può sapere qualcosa oppure spera, aspetta e spera. Poi un'altra cosa che adesso esula un po' dal discorso, però come cittadino proprio di strada, ma voglio dire, è possibile sapere, io conosco qualcuno, perché questa comunità purtroppo abita, purtroppo, non avendo di meglio, diciamo, usufruisce dei vostri servizi, delle casse popolari, era, eccetera. La devo interrompere perché 36 anni che sto a lei, può dire che una persona purtroppo abita, direi per fortuna. No, purtroppo, no, non ho mai capito, mi sono espresso male, mi scusi. Cioè se ce l'aveva la casa di proprietà, se ne aveva tre, non faceva la domanda da voi, quindi non erano vostri inquilini in quel senso lì. Però qualcuno, diciamo, si vanta del fatto che non paga l'affitto da diverso periodo di tempo. Allora volevo sapere, è vero, ci sono dei mezzi per queste persone che logicamente sono, diciamo, non abbienti, eccetera, per affinché, diciamo, regolarizzino il loro canone, che fra l'altro mi sembra che sia abbastanza esiguo, questo adesso è solo un po' dal giorno. Scusi, mi ero espresso male, non è che abitare da voi, sì, però potevo anche capire per insieme del discorso, eh? Grazie. Qualcun altro? Rispondo io un attimo al signore sulle due questioni, fa posto. Ma noi chiaramente siamo arrivati a fare questa prima giornata della trasparenza ora, abbiamo fatto dopo un percorso che non è stato semplice, tra l'altro nel nostro ente che nasce dalla fusione di tre. È
dato gli anni precedenti, però come diceva prima il dottor Amici, siamo il primo degli enti strumentali dell'amministrazione regionale a farlo, quindi tutto sommato, conoscendo anche i colleghi che non sono persone, cioè i colleghi degli altri enti, che non si vuole rispettare la norma, evidentemente il frutto di una difficoltà che nel tempo si è manifestata. Arriviamo oggi, siamo contenti di farlo, ci dispiacciamo se non si è riusciti a farlo prima, e oggi per noi è un'occasione molto importante anche per ascoltare questi tipi di interventi. Pubblicità, che vede, siamo... Siete pochi, se andiamo dietro anche ai suggerimenti, ho detto anche prima che sarà nostra cura poi esportare, tra virgolette, negli altri territori provinciali queste iniziative, proprio bisogna iniziare per poi migliorare di volta in volta. Sulla questione invece del so che molti non pagano il canone, adesso oggi non è proprio il tema della giornata, no, però siccome è una cosa molto sensibile, è chiaro che i nostri utenti, i nostri inquilini, che sono gli utenti principali, sono famiglie, nuclei familiari in stato di disagio economico, e in un momento di particolare crisi come quello che ha attraversato la nazione tutta, ma direi anche oltre, è chiaro che queste sofferenze sono un pochino incrementate. Tutto sommato ci vantiamo di dire che nella regione Marche il tasso di morosità è uno dei più bassi d'Italia da sempre, in particolare in alcune zone. Anni fa, ricordo quando ho iniziato a lavorare allo IACP di Fermo, io nel 98, c'era i colleghi di Macerata che vantavano, credo, il tasso di morosità più basso d'Italia, e oggi il tasso di morosità degli utenti, degli inquilini dell'era Comarche è ancora più basso di quello medio dell'edilizia residenziale della locazione privata del territorio. Ma quant'è in grosso modo in via percentuale? Per avere un'idea. Varia da zona a zona, stiamo intorno al 12-13%, prima era ai tempi d'oro, parlavamo di una media del 6-7, questo è un dato, ma è comunque un livello basso, atteso che nella locazione privata la regione Marche stiamo intorno al 20 in questo momento. È chiaro, i nostri sono canoni più bassi, ma scontano anche il fatto di essere canoni da corrispondere a cura delle famiglie che mediamente hanno un livello di sostenibilità economica più basso. Tutto sommato poi nella regione Marche c'è una gestione del patrimonio e delle situazioni, quindi della gestione locatizia, che è abbastanza buona. Mi permetto di rappresentare un fatto che è emblematico. Io un anno e mezzo fa, quando trasmissioni televisive tipo Report così ponevano l'attenzione sul numero di alloggi occupati abusivamente a Milano, sul caso che sono nell'ordine di migliaia, possesso un patrimonio cospicuo, ricognizione effettuata nella regione Marche, noi ci abbiamo dati che si contano sulle dita di due mani, non arriviamo le cose un pochino più gravi, e i nostri inquilini hanno la possibilità, laddove in un periodo di un lasso temporale hanno avuto delle difficoltà particolari e quindi non sono riusciti per qualche motivo a corrispondere a alcune mensilità di canone, soprattutto di rateizzare la morosità che gli viene contestata, ma comunque sono tutte situazioni eventualmente seguite con diffide a corrispondere quanto dovuto, prima in maniera diretta da parte dell'ente, poi se serve, e io dico purtroppo qualche volta serve, anche sotto il profilo legale. Quindi quella che è la situazione la conoscete abbastanza, cioè della società e della difficoltà economica del momento la conoscete voi quanto noi, ma sicuramente l'ente quello che deve fare per tenere sotto controllo, anche per tentare di gestire in una maniera ottimale il fenomeno anche della morosità, lo sta facendo. Grazie. Grazie a lei. Se mi consentite, mi permetto di dare un suggerimento. Queste giornate sono importantissime, però dobbiamo passare ad una fase che risponde alla norma. Voi in queste giornate, oltre che dare un'infarinatura generale sulle norme, che va fatta prima delle giornate, per preparare... Senza microfono non si sente. Voi dovreste in queste sedi andare nel vivo, illustrare le vostre strategie di prevenzione, i vostri piani delle performance, le vostre relazioni. Cioè,
bisogna andare ad illustrare ai cittadini questi documenti nel vivo. Per esempio, che strategie l'ERAP ha messo in atto, intende mettere in atto durante il triennio? Le whistleblowing oppure che ne so. Allora in quel caso, quando il cittadino entra dentro il vivo delle tematiche, quello che manca, perché le giornate della trasparenza fatte con l'illustrazione delle norme sono sempre validissime, ma quello andrebbe fatto, secondo voi, prima delle giornate. Prima si prepara la società civile, alla luce di queste leggi, tramite il coinvolgimento dell'università, noi siamo andati dal rettore, siamo andati dal prefetto, dagli uffici scolastici. Prima si prepara la società civile a capire questi meccanismi, poi si incontra, ma si fa entrare la società nel vivo, l'amministrazione deve spiegare le relazioni delle performance. Allora, ne parliamo, gli uffici vostri, che relazione hanno avuto, positiva, negativa, tutti bravi, tutti eccellenti, e questo è il cuore del discorso. I piani delle performance all'inizio dell'anno dovrebbero coinvolgere l'associazione di consumatori e stakeholder, perché? Cosa che l'amministrazione non fa, perché si tratta di un concetto di trasparenza dinamica che è favoloso. I bisogni della collettività vengono dai cittadini, dagli stakeholders. Quando l'amministrazione fa il piano delle performance, lo deve fare ogni anno, purtroppo non coinvolge minimamente il cittadino, gli stakeholders, lo fa dentro a porte chiuse, e questo è sbagliato, perché non c'è una partecipazione reale della società civile dal quale devono provenire i veri bisogni della collettività. A fine anno la relazione delle performance è un documento importantissimo, l'amministrazione spiega ai cittadini come ha utilizzato le proprie risorse, se ha raggiunto quell'obiettivo misurabile. Le relazioni delle performance, i piani, devono essere misurabili, questo dice la Corte dei Conti, non deve essere concetti ampi, miglioro e i servizi, no. Con quali criteri matematici dimostrerai a fine anno che hai raggiunto quell'obiettivo? Ma poi l'obiettivo deve essere portato a conoscenza della città e non deve essere tutti ottimi, tutte performance eccellenti, è questo che manca. Perché fare questi incontri, se li fate anche sui presidi, ma solamente per illustrare, sì, è bellissimo l'accesso civico, la riforma Madia, la differenza tra la 241 e adesso la nuova norma, è interessantissimo, però dobbiamo arrivare al cuore. L'amministrazione deve rendere conto al cittadino di come ha speso i propri soldi, e lo deve fare tramite le relazioni delle performance, anche se da quella tipo di giornata esce un ufficio, non ha messo bene. Questo è il cuore del discorso. Purtroppo la pubblica amministrazione fa difficoltà enorme già a organizzare queste giornate. Quando le fa, molti le fanno in orari nascosti, che il cittadino non sa nulla, non ci viene, e poi quando il cittadino ci viene si parla di concetti molto interessanti, ma non si parla di quello che vuole la legge. La legge vuole che si parla nelle giornate dei piani della nazione delle performance, lo dice il comma 6 dell'articolo 11 del 150 del 2009, che esiste dal 2012, la legge che parla da qui il signore. Quello non c'è nessuno che fa, lo fanno delle regioni virtuose, Sassari, la Sardegna, che sembra la Sardegna fa le giornate della trasparenza meravigliosa, andatela a vedere sui siti, si parla di relazioni delle performance in modo serio. Alcune regioni sono avanti perché hanno capito che il vero motore di sviluppo è lì, è il controllo della società sul dirigente con quello che fa, che manca, è quello l'incentivo alla meritocrazia. Se questo non avviene, non arriveremo mai a quei traguardi che prefigge la norma. Anzi, è uno spreco di soldi, perché per pubblicare quei dati sui siti che sono lì ma non li vede nessuno, è un lavoro enorme dentro la pubblica amministrazione. Non spendo le energie, e lo devono fare perché ci sono delle sanzioni. Quella sentenza che citava prima il responsabile, quella è una novità, ma arriveranno altre. Cosa ha detto la Corte dei Conti? Ha detto: voi avete dichiarato OIV, qui non c'è una figura importante, l'OIV, chi è l'OIV? È l'organismo interno di valutazione, tre super persone super con un curriculum spaventoso, che dovrebbero fare un lavoro eccezionale, che però lo svolgono in modo molto carente, non dico io, di una stampa. Loro dovrebbero garantire la trasparenza, dovrebbero garantire che vengono fatte queste giornate in quel modo che dico io, lo garantiscono. Poi l'ANAC fa un controllo, la Corte dei Conti, vede che hanno dichiarato che è tutto regolare a fine anno. Poi gli pizzica la Corte dei Conti, adesso viene qua, come ha fatto la sentenza della Corte dei Conti del Lazio, molto importante. Allora OIV che ha dichiarato il falso, cosa ha fatto? Lo dite voi, l'ha condannato OIV sindaco, comincia adesso la Corte dei Conti a intervenire, come ha fatto con il Comune di Cittadella. Il Comune di Cittadella del Veneto, la Corte dei Conti del Veneto, ha condannato sindaco e assessore, perché hanno dato dei premi non collegati alle performance, con colpa grave e dolo, sindaco, figure che lavoro, scusi, deve essere il tribunale, lo devo dire, segretario comunale, perché
si facevano loro le delibere per darsi premi loro stessi senza un vero collegamento con la performance di fine anno. E questo è ora di farla finita. Noi viviamo in un paese che c'è alla deriva, dove c'è, non ci mancano i soldi per costruire le case ai poveri, mancano, insomma, mancano i soldi per il sociale. Non, è, non ci possiamo permettere più il lusso di dare premi a pioggia a tutti e di non realizzare questo meccanismo. Questo controllo sociale si attua proprio in questo, facendo delle giornate serie in cui al cittadino io devo rendere conto a fine anno cosa ho fatto, devo rendere conto come ho valutato le performance degli uffici. E queste, poi i piani delle performance devono essere fatti seriamente, non devono essere fatti con obiettivi generici. Questo lo dice la Corte dei Conti, lo dice la Civite l'Anac. Noi abbiamo la Civite l'Anac e la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha fatto un lavoro che è eccezionale. Sono anni che emana delibere su come si valuta la performance in un ufficio, delibere che io vi invito ad andare a vedere sul sito, un lavoro straordinario. E le pubbliche amministrazioni che nonostante questo lavoro, zero di quello che ha detto l'Anac, la Civite. Poi arriva la Ragioneria dello Stato che viene a fare delle verifiche ispettive, che adesso la legge è cambiata, fanno delle verifiche ispettive, e la Regione Marche se li impugna. No, tu Ragioneria non puoi venire a fare ispezione alla mia regione perché io ho l'autonomia costituzionale. Alcune regioni cominciano a restituire questi soldi. Il Comune di Roma 350 milioni, si tratta di milioni di euro, signori, quindi sono soldi nostri. Che vogliamo fare? Lasciamo stare il passato, noi non vogliamo cambiare rotta da adesso in poi. Quando andiamo a fare la contrattazione integrativa all'inizio dell'anno, vogliamo un attimino anche con i sindacati che in questo settore hanno la loro complicità, questo non lo dico io, però è così. Vogliamo un attimino fare dei contratti integrativi di lavoro che riguarda il personale dirigente e non dirigente su queste norme che ce lo impongono? Anche perché la Corte dei Conti comincia un attimino a fare il suo lavoro. Vogliamo? Tutto parte da lì, ogni anno i premi vanno contrattati con i sindacati. Ci va a un tavolo e si deve rispettare la norma, spesso non viene rispettata. Perché nel contratto integrativo di lavoro dei competenti accessori è fondamentale, va aggiornato ogni anno, lì si stabilisce il fondo che viene stabilito ogni anno per i premi e va stabilito con dei criteri molto, molto precisi, però spesso si esorbita, come ha fatto il Comune d'Ancona. Il Comune d'Ancona sta recuperando 1.300.000 euro, lo sapete? Lo sapete? Perché lo sapete? No. E non dico io. Amici, ma siccome qui alcuni dei soggetti che stanno qua non sono di Ancona, quindi io lo sapevo, però ecco, no, grazie per l'intervento. Ma non di Ancona? No, va bene, ma adesso chiaramente ce ne sono dei bisogni di questo genere. È difficile che uno lo spiega, però è così la realtà. Queste giornate, voi siete stati meravigliosi a averla fatta. Gli enti regionali, il cittadino si deve svegliare, dobbiamo cominciare a chiedere agli enti regionali di fare come loro, è un obbligo. Noi lo stiamo chiedendo, siamo solo noi, io e lui, a scrivere a tutti gli enti delle Marche, province, comune, regioni. Però, scusa, non è che voi, cioè dico, l'ho detto prima, cioè oggi è anche una giornata, per noi la prima esperienza, quindi serve, no, a migliorare le giornate future, quindi questo... ha fatto bene, realtà, così magari... L'Italia è uscita adesso la nuova graduatoria di paesi corrotti, l'Italia è al 61esimo posto, Trasparenza International fa una graduatoria seria su tutti i paesi, l'Italia è al 61esimo posto, dietro di noi c'è solo la Bulgaria in Europa, dobbiamo riflettere, e la trasparenza se è la medicina della corruzione, dobbiamo applicarla come prevedono le norme, come prevedono le leggi, come prevede la Civite, non fantasticando con concetti. La trasparenza la vogliono tutti a caso degli altri, questo dico con il ministro, scusate. Va bene, dai, io comunque ho colto quello che è l'invito, il suggerimento che ce l'ha il dottor Amici, adesso direi di far passare la parola alla collega Taffetani che ci parla un po' del sistema di qualità ISO 9000, che per noi è stato un obiettivo importante, uno strumento del lavoro quotidiano su cui crediamo molto per l'ottimizzazione della qualità dei nostri servizi e che ha interrelazioni importanti anche con il sistema della trasparenza e delle performance. Buonasera, è molto breve. In realtà, alla luce delle normative appena esposte, il sistema di qualità che l'ente, di cui l'ente si è dotato sin dal suo nascere, nel 2013, ma che era stato già acquisito come certificazione da 4 dei 5 ERAP quando ancora erano nell'organizzazione provinciale,
è diventato a questo punto uno strumento proprio per attuare ancor più diligentemente, ma anche più trasparente, con maggiore efficacia nella trasparenza, tutte queste normative di cui stiamo parlando, proprio perché il sistema di qualità, quando è gestito ai sensi di questa norma UNI e ISO 9001, ha proprio questa caratteristica, cioè quella che serve all'ente di conoscere se stesso, di proceduralizzare, di capire cosa produce e in che modo lo produce, e di creare degli, diciamo, delle standard di efficacia nel suo interno. È un modo appunto per qualificare il proprio servizio. E noi appunto sempre più stiamo cercando di far divenire il sistema di gestione qualità appunto la, come dire, la struttura sulla quale poggiare gli eventuali riferimenti alla performance e alla trasparenza. La norma ISO 9001 definisce appunto le modalità per poter fornire un prodotto e nel nostro caso un servizio di qualità e quanto richiesto, cioè rispondente a quanto richiesto dall'utente. La possibilità, la certificazione essendo attestata da un ente terzo è già un sintomo che non ci diamo, diciamo, i premi da soli. In realtà c'è nel nostro caso un ente certificatore che a sua volta altri soggetti che lo controllano, e nel nostro caso è il TUV Italia, che è un'organizzazione che appunto verifica che le norme, le precisazioni, il sistema di gestione che ci siamo dati venga attuato esattamente come lo abbiamo descritto nei nostri strumenti, che sono il manuale della qualità e tutte le altre procedure. Chiaramente noi il primo modo che abbiamo avuto per farlo comunicare ai nostri utenti che avevamo certificato è stato quello di inserire in questo logo TUV e del certificato in primis su tutti i nostri elaborati progettuali. Perché questo? Perché in realtà la qualità è nata come diciamo, un suggerimento dettato in primis dalla legislazione sui lavori pubblici, che per quello che riguarda la fase della progettazione ha inteso mettere sotto controllo tutto il sistema della validazione del progetto e dei progetti. E in questo caso il suggerimento dettato dalla legislazione è stato colto dall'ente che ha come obiettivo in primis quello della progettazione e per l'esecuzione dei propri degli interventi, e quindi ha richiesto di attestarsi per la certificazione della qualità. In realtà, attraverso la certificazione, noi abbiamo analizzato tutte le nostre risorse interne, cioè personale e strumenti, le risorse che acquisiamo tramite contratti e tutte le modalità, cioè i processi con i quali queste risorse, queste interne ed esterne, mettono in campo il servizio in qualità. Quindi in realtà, se c'è la qualità o meno, al di là dell'attestazione da parte di un ente terzo, è anche in questo caso necessario da parte dell'utente finale diciamo una condivisione del processo. Quindi la cosa che è condivisa tra noi, la normativa sulla trasparenza e quella della performance, è il discorso del miglioramento continuo, e quindi cioè di valutare i traguardi che ogni anno
e di anno in anno si vengono ad assorbire e a perfezionare. Questa norma essa stessa non è uno standard chiuso, in realtà la norma UNI-ISO 9001 ha diverse versioni perché a sua volta si sta perfezionando. Noi l'abbiamo acquisita in primis quando eravamo enti provinciali come ISO 9001 versione 2000, che era più focalizzata proprio sul discorso della proceduralizzazione dei processi interni. Poi, come ERAP Marche, l'abbiamo acquisita nella nuova versione ISO 9001-2008, che è invece più interessata ad incominciare a vedere il discorso anche della compatibilità con il sistema di gestione ambientale, cioè della ottimizzazione complessiva del comportamento della pubblica amministrazione. Nel prossimo triennio andremo a divenire all'attestazione nella versione 2015. La cosa più interessante di questa versione è proprio dove ci sarà una attenzione sulla gestione dei rischi e quindi tra i tanti anche quelli del rischio della corruzione. Questo proprio per far capire che questo strumento si attraverserà sempre di più tutta la normativa dell'anticorruzione e della performance. E quindi l'obiettivo dell'ente è che non nel prossimo anno ma nel 2017 cercheremo di ottenere l'attestazione della norma con la versione 2015. Come vi avevo detto, nasce per noi come ente, è nato per una esigenza suggerita dal codice dei contratti, cioè dal decreto legislativo 163-2006, che poteva mantenere la qualità solo all'interno del discorso progettazione, è stata comunque, gli enti prima e ora l'ente unico hanno deciso di farla trasversalmente per tutti i processi di cui generati all'interno dell'ente, e in realtà questo rimando a una norma unistandard, a uno standard, lo troviamo in realtà su tutte le norme, sia nella performance che nel PTPC, cioè nella norma del piano, dove proprio c'è un rimando a un suggerire attraverso anche le circolari applicative di attivare queste leggi attraverso sistemi di gestione della qualità. Finito. Buonasera, sono un cittadino. Aspetta il microfono. Grazie. Buonasera, sono Corrado Ambrosi, sono un cittadino comunitario. Un ringraziamento innanzitutto per la giornata fatta, penso che questi incontri siano molto interessanti. E allora, la mia domanda è questa. Tendenzialmente, io ho analizzato più che altro i siti dei comuni, non mi sono interessato tanto a questo dell'ERA perché non conosco, però tendenzialmente nel piano di performance ogni amministrazione, ogni ente dovrebbe prefissare degli obiettivi strategici ogni anno. Allora, prima domanda, quali sono stati i vostri obiettivi nell'anno scorso, 2015? Due, tre, quattro obiettivi più importanti. Quali sono stati? Guardi, noi come obiettivo strategico, l'ha detto prima il collega Pierluigi Ascoli, c'era un obiettivo che ci deriva da proprio attribuito dalla giunta regionale nel momento particolare che sta attraversando l'ente, che cerca di riorganizzare le cinque realtà provinciali preesistenti in un ente unico. L'obiettivo principale è quello dell'uniformazione dei processi di lavoro e delle procedure della ai fini di omogeneizzarli su tutto il territorio nazionale. Questo è l'obiettivo strategico. Okay. Gli altri obiettivi? Cioè, voglio dire, io come ci... No, l'obiettivo strategico poi si dirama con obiettivi che noi chiamiamo di
livello inferiore, secondo, okay, il terzo livello è quello più operativo, quindi gli altri obiettivi sono uniformazione della regolamentazione, uniformazione delle procedure. Poi quando andiamo al terzo livello, diciamo, quest'anno mettiamo a punto il regolamento per la mobilità e l'utenza. Quello che non capisco io da cittadino. Allora, l'ERAP percepisce delle risorse dallo Stato centrale? No, percepisce delle risorse da dove? L'ERAP ha due fonti di sostentamento. Perfetto, dagli affitti, perfetto. Allora, costruisce case popolari, ha gestione delle case, quindi quello che il cittadino, secondo me, vorrebbe sapere, oltre al discorso chiaramente dell'uniformare i vari istituti che si sono accorpati insieme, vorrebbe sapere quante case ci sono, quante case sono occupate, quante non occupate, che costi di gestione hanno le case, tutta questa serie di costi, e vorrebbe sapere come questi costi cambiano di anno in anno. Tendenzialmente, in maniera sintetica, molto chiara, molto trasparente, l'utente, il cittadino, dovrebbe poter andare nel sito, andare nella voce amministrazione trasparente, andare nella voce piano delle performance, vedere quali sono i vostri obiettivi principali, andare ad analizzare i costi in un arco temporale storico. La normativa dice 5 anni, secondo me dovrebbe essere anche più di 5 anni, per vedere e cercare di capire come l'ente organizza la sua attività e che tipo, che risparmio di costi e di risorse ha avuto come trend negli anni considerati. Allora, voi avete intenzione di fare una cosa di questo genere o no? Perché io non la vedo da nessuna parte. Se vado a analizzare i siti dei comuni, delle province, delle regioni, è una cosa raccapricciante. Fanno tutti dei bei quadri, spiegano tutti le normative, poi alla fine, quando il cittadino effettivamente vuole andare a vedere i dati che effettivamente contano, o non si trovano, o si fa fatica a richiederli. Adesso fortunatamente hanno messo l'accesso civico, e quindi il cittadino tendenzialmente, visto che si parla di trasparenza totale dei dati e delle informazioni, il cittadino ha un'arma potentissima, quella di richiedere effettivamente il suo diritto, che è quello di accedere ai dati, alle informazioni e a tutto il resto. Allora, io vorrei sapere da voi, avete questa intenzione da qui in avanti di mettere dei grafici, di mettere nel sito tutti i costi e tutte le informazioni importanti o no? Rispondo subito. Grazie. Allora, guardi, lei ha sollevato due aspetti che vanno separati. In uno siamo sicuramente efficienti, nel senso che tutte quelle informazioni che lei ha detto sono in qualche maniera reperibili. Perché non sono? Perché ci sono, per dire, i bilanci, quindi il livello dei costi, le spese sono reperibili. Quello su cui ha perfettamente ragione, però, è un discorso di leggibilità, perché è chiaro che per il cittadino che non è particolarmente avvezzo a una lettura di documentazione contabile, come può essere un dipendente o un esperto magari in quella materia, questa cosa diventa più difficile. Quindi, come il dottor Amici ci ha dato dei suggerimenti, questo noi lo cogliamo come un suggerimento che lei ci porta, cioè quello di rappresentare in maniera più diretta e immediata, magari facendo riferimento con le cose che sono più rilevanti e importanti, no? I dati che nei bilanci dei diversi anni noi già abbiamo pubblicato, per renderli sia leggibili in maniera più diretta, sia per dare il senso delle variazioni annuali dei vari indicatori. Diciamo che su alcuni dei dati che secondo me sono maggiormente rilevanti, siamo più facilitati anche a dare informazioni di questo genere, perché quelle che sono le tempistiche di alcuni processi, in parte già le monitoravamo su alcuni territori con le carte dei servizi che erano presenti. Quindi su questo ci si può lavorare sicuramente. Io lo prendo come un invito e lo possiamo trasformare anche in un bell'obiettivo per noi.
obiettivamente oggi, allo stato attuale, questi dati si trovano però nella forma, diciamo, che le dicevo, non di sintesi né di leggibilità probabilmente immediata. Quindi ce lo poniamo come obiettivo. Questo è quello. Lei se lo prende questo impegno. Io nel 2016 di migliorare, per dare la voce amministrazione trasparente, piano delle performance, io troverò questi dati. Sì, non so se saremo in grado di soddisfare le sue esigenze, però faremo uno sforzo in questo senso, sicuramente. Grazie. Questo si chiama bilancio sociale. Il bilancio sociale è uno strumento che campeggia la presidenza del Consiglio dei Ministri, è proprio un'esposizione dei dati numerici ben difficilmente comprensibili da chiunque salvo gli operatori in quel settore. Io vi invito a fare il bilancio sociale, come fanno molti. Sì, guardi, però mi consenta, c'è una norma canzonatoria del decreto legislativo 33, che io chiamo non secoli fini secchi, in cui dice: dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Cioè, sostanzialmente, armiamoci e partite. Guardi, io come cittadino condivido tutto quello che è stato detto, ma pensare comunque, noi stiamo facendo uno sforzo non indifferente, perché appunto con l'unificazione, già il cambiamento, la ristrutturazione è una grande fatica. Abbiamo messo in piedi la trasparenza, il sito, ci stiamo sforzando, però qui stiamo parlando non invariate, le risorse diminuiscono perché noi abbiamo il personale che va in pensione e viene sostituito. Qui si tratta veramente da parte nostra, altro che performance, cioè noi stiamo facendo uno sforzo non indifferente e invece queste cose meriterebbero, a mio avviso, anche un piccolo investimento pubblico, perché lo Stato non può continuare a fare queste norme e dicendo così, insomma, no, perché qualunque cosa ha un costo, non possiamo pensare che il personale che è già insufficiente per l'attività ordinaria si carichi di ulteriori aggiornamenti, non è facile poi gestire queste cose, scusi lo sfogo, ma... Allora, unitevi alle nostre iniziative di fare valorizzare nella nostra regione i compensi accessori come sta facendo la Calabria. Sono milioni di euro che possono rientrare. Noi cerchiamo di lottare per questo. Unitevi a noi. Lei sa, non so se conosce la fattispecie. Se non la conosce, va a leggere la relazione di politica della Corte dei Conti all'esercizio del 2014. È agghiacciata. Quindi stop. Il ricorso al TAR, non ritiri, cara regione, fai recuperi come stanno facendo in Calabria e in altri posti, altrimenti vai a finire sulla graticola come la Corte dei Conti che ha condannato il presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna e gli assessori perché hanno consentito queste irregolarità nei compensi accessori. Milioni di euro. Va bene, però adesso nella speranza che qua non ci siano stati episodi di quel genere e che non ci siano risorse di quel genere da recuperare. Diciamo, noi cerchiamo di assumerci degli impegni, cioè di lavorare, di andare nel senso da voi così suggerito, perché l'obiettivo del miglioramento comunque ce lo si deve porre. Adesso è vero che le risorse umane stanno calando, però si spera che magari anche per mettere in piedi attività che consentano una più agevole rappresentazione di quelli che sono i dati di questo ente, ci possa dare una mano anche i sistemi informatici su cui l'ente sta lavorando. Questo non vuol dire che fra un anno noi ci rivedremo e c'è la speranza, ma sarebbe anche una cosa sbagliata probabilmente, di avere esclusivamente cittadini, stakeholder o rappresentanti di un qualche interesse esterno all'ente che ci dicono siete stati bravissimi, ma tutto bene. Ci serve proprio invece avere anche l'osservazione critica, perché l'animo dell'ente, dei colleghi che ci lavorano insieme a me, è quello di fare le cose al meglio, e laddove c'è qualcosa che non va non c'è nessun problema a sentirsela rappresentare, anzi per noi è uno stimolo a lavorare e a migliorare come possiamo
in quella linea laddove condivisa come quella che avete portato voi. Allora, se non ci sono altri interventi, io vi ringrazio e ci vediamo, spero presto, sicuramente vi auguro alla prossima giornata della trasparenza che faremo. Grazie mille, buonasera.